Ciao, ben ritrovati su Sapori Gioiosi! In questo nuovo video prepareremo insieme un delizioso contorno facile e veloce di patate dolci. Restate con me per scoprire la ricetta. Siete pronti per la vostra dose di sapori gioiosi? Cominciamo subito, vi do gli ingredienti. Per la nostra ricettina abbiamo bisogno di 3 patate dolci di medie dimensioni che corrispondono a circa 1 kg, una foglia di alloro, 2 cucchiai di sciroppo d'acero, un cucchiaino di rosmarino, un cucchiaio abbondante di erba cipollina, un pizzico di cannella, 200 g di panna acida, 40 g di gherli di noci. Per prima cosa andiamo a creare la nostra salsina di accompagnamento. Versiamo l'erba cipollina nella panna acida e mescoliamo per creare una salsina omogenea. Laviamo bene le patate in modo da togliere tutta la terra. Scegliete delle patate delle stesse dimensioni in modo che la cottura risulti uniforme. Le mettiamo in pentola a pressione e le ricopriamo d'acqua. Devono essere ricoperte da almeno 2 dita d'acqua. E le condiamo con 2 cucchiai di sciroppo d'acero, le spezie e una foglia di alloro. Chiudiamo la pentola a pressione. La poniamo sul fuoco a fiamma alta finché non va in pressione. Una volta che la pentola va in pressione, abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere a fiamma bassa per 20 minuti. Terminata la cottura, apriamo la pentola a pressione. Mi raccomando, prima di aprirla, lasciate fuoriuscire tutto il vapore dall'apposita valvolina. Le togliamo dalla pentola aiutandoci con una schiumarola. Lasciamole raffreddare prima di tagliarle. Le sbucciamo . Eliminiamo le estremità e le tagliamo a fettine. Spargiamo un po' di salsina sulle patate. E sbricioliamo sopra le noci in modo da dare un po' di croccantezza al piatto. La salsina rimanente la possiamo mettere in un contenitore per le salse e metterla al centro del piatto. Decoriamo con i gherli di noci rimanenti. Se volete rendere questa ricetta vegana, potete sostituire la panna acida con dello yogurt vegetale, per esempio a base di soia, aggiungere qualche goccia di limone, potete aggiungere lo stesso l'erba cipollina e il gioco è fatto. La ricetta è pronta. Se vi è piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e su Facebook. Buon appetito! Si è imparata ormai, non lo fa più, lo fa direttamente col dito. Vuoi una mano? Non ci riesco. Larga di bombe. Ok, grazie. Stavo ridendo, avevo perso tutte le forze.